Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Riunione della Commissione Antimafia con la task force di docenti dell'Università di Perugia, presentato un progetto di multilevel security. Il servizio è di Davide Mariotti Bianchi. Un progetto di multilevel security per far partecipare l'intero sistema umbro al contrasto della criminalità organizzata e corsi universitari integrati per coinvolgere gli studenti e far conoscere il fenomeno della droga e delle infiltrazioni mafiose. Sono queste le principali idee uscite dall'incontro che si è tenuto a Palazzo Cesaroni tra la Commissione regionale sulle infiltrazioni mafiose e le tossicodipendenze, presieduta da Paolo Brutti, e la task force dei 5 docenti indicati dal Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Franco Moriconi. Il gruppo di professori coordinati da Mirella Damiani e composto da Roberto Segatori, Carlo Fiorio, Mauro Bacci e Gaetano Mollo ha illustrato ai componenti della commissione le proposte che, partendo dalla constatazione che l'Umbria è oramai diventata terra di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, puntano a coinvolgere gli enti locali, le associazioni e tutta la popolazione, a partire dagli studenti, nei compiti di prevenzione, segnalazione e contrasto delle infiltrazioni mafiose della droga nel nostro territorio. Il presidente Brutti si è impegnato affinché il progetto venga portato in aula e votato dal Consiglio prima della fine della legislatura. Inoltre Brutti ha proposto il coinvolgimento delle prefetture affinché il lavoro fatto non venga disperso, visto che il progetto è a media e lunga scadenza. In Commissione Sanità i rappresentanti di Alternativa Riformista e Radicali chiedono che la legge sull'uso terapeutico della cannabis sia attuata concretamente. Il servizio. La legge che consente l'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico è in vigore, ma di fatto non viene attuata. A quasi un anno dalla sua approvazione in aula non si è ancora insediato il previsto comitato tecnico-scientifico. I rappresentanti di Alternativa Riformista e Radicali.org hanno chiesto ai membri della Commissione Sanità di Palazzo Cesaroni di rimuovere gli ostacoli burocratici, appello raccolto dall'organismo consiliare presieduto da Massimo Buconi, che solleciterà la giunta regionale a ultimare la composizione del comitato tecnico-scientifico, formato da medici, farmacisti, rappresentanti dell'università e delle associazioni di malati, e chiederà alla Direzione Regionale della Sanità Umbra di inviare una nota informativa a tutti i presidi sanitari del territorio che conduca a maggiori certezze sulla corretta applicazione della legge, che prevede che i medici possano prescrivere cannabinoidi. I membri della commissione hanno ascoltato anche la testimonianza di un cittadino affetto da sclerosi multipla. Non ho mai trovato alcun beneficio dall'utilizzo di farmaci lavorati con procedimento chimico, ha detto, mentre le infiorescenze della cannabis riescono ad alleviare il dolore e mi consentono perfino di muovermi in casa, sia pure appoggiandomi. In precedenza, interferone e chemioterapici mi avevano fatto solo male e parecchio. Per questo vi chiedo di rimuovere gli intoppi burocratici e dare piena attuazione alla legge che avete votato. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha scelto con voto segreto i nuovi componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni. Il CORECOM dell'Umbria sarà dunque guidato da Gabriella Mecucci, eletta presidente, che sarà affiancata dalle altre due componenti del Comitato, Stefania Severi e Maria Mazzoli. Il nuovo presidente del CORECOM, Gabriella Mecucci, è una giornalista e saggista, già caporedattore e inviato di politica e cultura per il quotidiano L'Unità, ha diretto il Giornale dell'Umbria e collabora con il Corriere dell'Umbria. Tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, presentato in seconda commissione il regolamento predisposto dalla Giunta regionale. Marco Paganini. Stabilire i criteri per l'individuazione, la perimetrazione e la protezione delle aree di salvaguardia, definire i vincoli e le attività consentite al loro interno, attuare il controllo e la gestione del territorio per la loro tutela. Sono questi gli obiettivi del regolamento sulla tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, predisposto dalla Giunta regionale e presentato in seconda commissione. Il documento individua le aree di salvaguardia suddividendole in zone di tutela assoluta, di rispetto, di protezione e di riserva, con i relativi vincoli e le attività umane che possono essere svolte in ciascun ambito sottoposto a tutela, pozzi, sorgenti, corsi d'acqua naturali e artificiali, laghi e bacini artificiali. Vengono così sancite le disposizioni da seguire per la corretta gestione delle aree di salvaguardia, tra cui figura il piano di intervento e di emergenza per i casi di inquinamento della risorsa.
Il monitoraggio delle aree di salvaguardia spetterà all'Agenzia regionale per la protezione ambientale dell'Umbria. E sempre in seconda commissione la relazione sull'attuazione nel triennio 2010-2012 della legge 22 del 2008 su ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali. Il servizio. In Umbria nel 2010 con 1.247 milioni di litri circa è lievemente diminuita la produzione di acque minerali, registrando un meno 0,27% rispetto al 2009, in controtendenza con il mercato nazionale che si è attestato sul meno 2%. Nel 2011 cambia in positivo la situazione per l'Umbria, dove vengono imbottigliati 1.336 milioni di litri, con un aumento del 7% rispetto alla più 1,6% della produzione nazionale. Il 2012 infine vede un ulteriore aumento di produzione del 2%. All'aumento della produzione non corrisponde però un aumento del fatturato, perché a causa della crisi economica si vendono maggiormente le acque a prezzo inferiore e si è registrata una flessione di quelle di fascia alta. Le acque umbre poste in commercio al 2012 sono 19, a fronte delle circa 317 presenti sul territorio nazionale, con 10 stabilimenti di imbottigliamento contro i 176 nazionali. Per quanto riguarda le acque termali, nel 2012 gli utenti dei due stabilimenti umbri sono stati 15.550, 408 in meno al 2011, di cui 9.806 nelle terme francescane a Spello e 5.744 in quelle di Fontecchio, città di Castello, con una perdita più accentuata nella struttura Tifernate. Nell'ambito del progetto Essere Bene, dopo la fase relativa agli studi di fattibilità per la valorizzazione delle risorse termali non utilizzate in Umbria, la Regione, in collaborazione con gli enti territoriali, ha realizzato i primi interventi di recupero a Parrano, Terni, Cerreto di Spoleto, Alviano e Lugnano in Teverina. Consegnate oltre 8.000 firme al presidente dell'Assemblea legislativa, Eros Brega, per dire no al progetto di trasformazione dell'AE45 in autostrada. Ce ne parla David Mariotti Bianchi. Il presidente dell'Assemblea legislativa, Eros Brega, ha ricevuto a Palazzo Cesaroni i rappresentanti del comitato No E45 Autostrada, che gli hanno consegnato una petizione con 8.500 firme in cui si esprime una forte contrarietà al processo di trasformazione di quest'arteria in autostrada. Il portavoce del comitato, Marcello Teti, ha chiesto che la petizione venga discussa dall'Aula, così da informare i cittadini sui costi eccessivi di un'opera che cementificherebbe il nostro territorio. Il presidente Brega ha assicurato che verrà data una risposta istituzionale entro la fine della legislatura. Ad accompagnare il comitato c'era il consigliere regionale Oliviero Dottorini, IDV, contrario a questo progetto assurdo e impresentabile, che si impegnerà affinché i cittadini vengano ascoltati per poter dire la loro su un'opera devastante per il paesaggio e per le già fragili economie familiari e imprenditoriali. E per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima settimana.